Ciao, io sono Matteo e questo è Dharma Digitale in versione short. Ci sono cascato di nuovo. Passo volte su volte a raccontarvi come dovreste fare le cose e poi non le faccio nemmeno io. Perché ci sono cascato di nuovo? Vi ricordate quando dicevo meglio fare le cose e non comportarsi come un nerd, tutto perfettamente pronto prima di muoversi? Ecco, non l'ho fatto. Mi sono comprato dei giocattoli nuovi, ho comprato uno studio nuovo, ho preparato tutto e poi alla fine non l'ho fatto. Perché non l'ho fatto? Non pensavo che le cose fossero abbastanza buone per riuscire a proporvele. Invece sbagliavo. Sbagliavo perché in realtà meglio raccontare le cose che non raccontarle. Finché non le racconto, rimangono tutte qui. Anche se non vengono fuori nel modo in cui pensavo, anche se non vengono fuori nel massimo dei modi possibili, anche se non è esattamente quello che a me piace, come forma, pazienza, l'importante è tirarle fuori. Anche nella gestione, del vlog. Ho probabilmente sbagliato, mi sono costretto a fare delle cose sempre più pettinate, sempre più precise, un po' come quando vado ad insegnare, come quando faccio corsi. Beh, ma questo non è un corso e riguardandomi centinaia di vlog online ho scoperto una cosa buffa. Il vlog non è un corso, il vlog è un condividere tra me e voi una serie di cose come fossero amici, come fossimo amici al bar, con lo stesso modo di raccontare, con la stessa enfasi, con le stessi errori anche, le stesse complessità. E quindi, beh, e quindi credo che il trucco per fare un vlog di successo sia semplicemente raccontare le cose come vengono. Ed è quello che ho intenzione di fare, prendere qualche minuto e raccontarvi cosa accade e come lo faccio. Senza grossi problemi e anche ogni tanto con gli errori, tipo la sveglia che suona. E ci vediamo presto con una serie di cose nuove che vi voglio raccontare. Nel frattempo, estate parati.